Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio». Parola del Signore. Domenica di piena estate, la si vede tutta, al di là del distanziamento Covid, la si vede tutta, per quanti ne siamo. Ma preghiamo anche per i nostri fratelli che si stanno godendo un po' di riposo. Domenica d'estate è un'estate così diversa. Avrei scritto domenica scorsa, non questa, la chiamano estate, anche se questa è un'estate così particolare. Ma proprio perché è domenica, noi vogliamo essere in qualche maniera mossi, sorretti da questa parola straordinaria, commovente, che meriterebbe non poche battute in una domenica d'estate calda, dove forse a volte ci distraiamo per ovvie ragioni, l'afa provoca il surriscaldamento dei pensieri, per cui fortemente perdiamo l'attenzione. Però mai come queste battute che ci sono state date dal Vangelo di Matteo meriterebbero, dicevo, non tanto poche parole, ma un corso di esercizi spirituali. Se qualcuno avesse tra le mani un mio testo che io avevo scritto insieme a R. De Luca, uno dei tre che avevo scritto, che era Mestieri all'aria aperta, andrete a trovare la meditazione di questo brano del Vangelo di Matteo, che mi sembra quando mai indicativo, forte, parola per parola, a scoprire qualcosa in più del fatto, perché certo che è avvenuto, certo che gli apostoli l'hanno segnato bene nella loro mente, certo che si sono visti nel momento in cui la barca era agitata dalle onde venire Gesù camminare sulle acque. Ma io non mi soffermerei molto sul miracolo straordinario di chi riesce a reggere le forze della natura e per questo ne conserva il dominio. Ma quello che simbolicamente è raccontato in questa pagina e che la dice tutta rispetto al momento che noi stiamo vivendo. 2000 anni fa il fatto, 2000 anni fa raccontato dal Vangelo di Matteo, e oggi per noi. Direbbe Karl Barth, uno dei più grandi teologi della modernità, protestante della Riforma, che era parroco in Germania, dopo che era stato prigioniero nei campi di concentramento di Auschwitz. Ebbene, lui, da pastore protestante, da grande teologo, diceva ad un suo confratello parroco: «Io tanto vorrei che
che noi potessimo ragionare sulla parola di Dio leggendo il giornale, su una mano la parola di Dio, sull'altro il giornale, per vedere quale corrispondenza c'è tra i fatti che viviamo quotidianamente e la nostra fede. La stessa cosa che dirà Paolo, che sente bellissimo. Avete sentito Paolo che dice rispetto ai suoi fratelli? No? Paolo dice: come vorrei, i suoi fratelli in quel caso sono gli ebrei, che lui sente amati, ma sente anche lontani dalla proposta di Gesù. Lui fa questa affermazione che io sia anatema per la salvezza dei miei fratelli, cioè quasi a voler dire condannami, ma fai, in un'altra traduzione dice che io possa essere perfino aborto, cioè come se non fossi mai nato, no? Ma salva i miei fratelli. Pensate all'amore estremo di chi vorrebbe che quelli che conosce, che quelli che ha incontrato potessero innamorarsi di questa misericordia straordinaria di un Dio, di questo vento leggero, come lo sente Elia, no? Che raccoglie la sfida di un universo intero che a volte sembra essere compromesso dalle tempeste, dai terremoti. Ho detto attualità, Barthi, giornale, no? La Sacra Scrittura. E noi stiamo vivendo in una tempesta. La nostra barca è sconquassata dalle onde. E per quanto noi vogliamo in qualche maniera ignorarne, facciamo di tutto per ignorarne la gravità, quasi come se fosse un telecomando sulla storia che stiamo vivendo a memoria mia. Ci saranno vittorie, probabilmente tiene qualche anno in più di me, si ricorderà la guerra, io non ho vissuto la guerra. Per me questo è il momento più difficile dal punto di vista della storia che io sto vivendo. Non so voi come la state percependo, ma io personalmente ho sempre sentito quello che stiamo vivendo noi nei film di fantascienza. Io lo sto vivendo adesso. E non è che in questo momento ci sono delle sicurezze. L'unica sicurezza è l'insicurezza di questo tempo. Già vivevamo in un momento di precarietà. E badate bene che quello che ci sta distraendo, che per me è il peccato capitale del nostro tempo, quello che ci sta distraendo è la lettura economicista del nostro tempo. Quello ci sta distraendo. Quasi come il monocorde, la monotonalità con la quale vivevamo prima, che era la lettura economica del tempo, noi non l'avessimo abbandonata senza renderci conto che in questo momento, certo, la gravità di una crisi economica, a mio modo di vedere, è seconda rispetto alla gravità esistenziale del nostro tempo. Esistenziale, dove l'esistenza è messa a dura prova quotidianamente nel suo libero agire, dove è condizionata la libertà, dove è condizionato la relazione. Poi io capisco, mi rendo conto che ci sta la gente che non può andare a lavorare, ma i nostri figli non possono andare a scuola. E aver perso il diritto alla scuola, che è un diritto inalienabile, significa che stiamo vivendo un tempo difficile, è un tempo in cui la cultura è messa a cattivo regime, dove l'aggregazione, se la si fa a rischio. E badate che quando questa condizione dovesse durare, senza trovare un'alternativa di linguaggi capaci di riessere rigenerati nella nuova condizione, ricordate che le dittature sono alle porte. Ricordatevelo. Perché non ci vuole niente, in ragione di momenti di crisi sociali, di chiedere a un uomo forte di risolvere i problemi che i più non riescono a risolvere. E ci può essere perfino di più la dittatura di una scienza che in ragione di una propria supposizione impone regole che alla democrazia danno contraddizioni. Una per tutte, uno vi dice che è giusto fare il lockdown, benissimo, in ragione di un cenacolo di persone che hanno deciso, a giusta ragione, perché libere come noi di salvare gli altri, ma potrebbe essere che altri in altre parti del mondo non lo decidano e in qualche maniera decidano invece, come è successo e sta succedendo, che ci sia una riduzione o un controllo naturale della popolazione.
Dice, ma non lo si fa in cattiva fede. Beh, è tutto da decidere, la storia lo deciderà. Nel frattempo, questo tempo che noi stiamo vivendo è un tempo senza riflessione. È un tempo in cui proprio la precarietà ci spinge a provare in tutti i tempi, senza a non pensare. Quando invece proprio questo tempo dovrebbe costringerci al pensiero. Tanto è vero che Gesù, il figlio di Dio, quello che camminerà sulle acque dopo, si ritira tutto solo. Dopo aver avuto il successo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, come è diverso Gesù da noi, no? Noi avremmo subito cercato il palcoscenico, il consenso, gli applausi. Lui, dopo aver fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci, si ritira tutto solo perché ha bisogno del pensare. Intanto i discepoli sono sconquassati dalle onde. Vogliamo avere dei passaggi? Non lo voglio stancare, ma visto che ci sta a mancare, proviamo a riflettere. Allora, la barca intanto distava molte miglia da terra. Chi è venuto con me in Terra Santa ricorderà il Kim Kinneret, il lago di Genezza, quello che viene chiamato Mar di Galilea, che è un lago infido, perché lo vedete calmo, si chiama mare Genezaret, Kim Kinneret significa mare arpa, che suona melodie serene, quando soffia il vento all'improvviso sconquassa ogni cosa. Il lago è infido, come le nostre sicurezze, tutto sembra calmo, e a un momento andato, wow, tutto è sconvolto. La barca, tu dici, mamma mia, come sta in fresco questa barca, wow, a un momento andato, sconquassata, non te l'aspetti. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Era partita serena la barca, si agita dalle onde, poi ci stanno due punti. Il vento, infatti, era contrario. Mi dice niente? Quante volte nella nostra vita personale, poi nella storia, il vento era contrario, non me l'aspettavo. È stato con me, dicevano gli antichi, come non c'è un meccanile, no? Vento contrario che spinge. E il vento era contrario. E poi Matteo, quasi a volerci accompagnare rispetto a questa condizione, sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Perché Matteo ha usato questa cronologia sul finire della notte? Io sono andato a vedere, voi sapete che per gli antichi la notte aveva quattro tempi, aveva quattro, sul finire della notte, e generalmente l'ora più difficile, perché è l'ora che la notte sta per finire, e luce su studio pure, generalmente purtroppo è anche l'ora in cui l'agonia di chi sta male si risolve, perché nell'ultima ora della notte si muore. Ma è anche vero che l'ultima ora della notte è anche quella più vicina alla luce del giorno, sul finire della notte, l'ultima ora della notte. Per cui sembra quasi che il testo ti dica, sconquassate le onde, ricordatevi però che la notte può finire, a condizione di fare un incontro, di aspettarsi una luce dopo. Loro la vedono la luce, la intravedono in un fantasma, sembra, che cammina sulle onde, wow. Perché per uscire dalla notte tu devi avere una provocazione di luce che sconvolga il primo. Io ci sono rimasto commosso su questo passaggio, parlando del nostro tempo, quasi che Gesù ci stia dicendo, guardate, se volete uscire dalla notte non dovete aggrapparvi al prima. Dovete fare i conti con il dopo. Cioè, se voi pensate che dopo questa storia tutto ritornerà come prima, non è così. Dovete fare i conti con il dopo. E quando vedono Gesù camminare sulle acque, che significa io ho il potere di rimettere giustizia, ordine, equilibrio, dice qualcosa ai credenti, perché questa è la nostra responsabilità in questo tempo.
dice qualcosa ai credenti, sta dicendo qualcosa a noi, a queste 50 persone del 9 agosto del 2020, non abbiate paura. Questa è la vostra responsabilità. Non abbiate paura. E io, Pietro, gli dico: Signore, dammi forza. Fammi venire con te. Fammi camminare su queste acque. E Gesù dice: non aver paura, scendi e vieni con me. Pietro scende e cammina. Sapete quando comincia a affondare? Quando invece di buttare gli occhi negli occhi di Gesù, che gli dà la forza di camminare, ritorna a guardare le onde. Mi dice: niente. Mamma mia, che testo stamattina. Ciò che ho detto è un corso di esercizi spirituali. Perché tu, per superare la tempesta, devi avere Gesù negli occhi. Il nuovo che avanza, che può costruire una nuova realtà, una nuova giustizia, una nuova convivenza per noi credenti, e non perdere di vista il motivo della nostra vita. Chi ha incontrato Gesù non manca di nulla, perché se tu hai puntato gli occhi in Lui, la tua presenza reale, il tuo momento reale, la tua storia reale trova consistenza diversa. Non abbiate paura. Io trovo un conforto in questa parola che è straordinaria. Affondo solo quando non mi fido di Lui. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Perché hai dubitato? Allora il tempo che stiamo vivendo è un tempo complesso, non è un tempo facile, ma non è la fine del mondo. Il tempo che stiamo vivendo, con tanta mediocrità ai governi del mondo, con tanta incapacità di leggere il valore esistenziale di questo tempo, non è la fine. La storia continuerà, il coronavirus sarà superato, la normalità, tra virgolette, tornerà, ma noi saremo cambiati. E saremo cambiati da morti in vita, non in ragione di una salvezza fisica ottenuta, ma se avremo puntato il nostro sguardo su colui che ci salva. A noi credenti è chiesto il coraggio credente. Quello di pensare come avrebbe pensato Gesù al posto nostro, di parlare come avrebbe parlato Lui al posto nostro, di avere i Suoi stessi pensieri. Fa caldo oggi, però Gesù ha parlato. Se vogliamo rifletterci, andiamo a riprendere il testo di Giovanni, di Matteo 14, e lo leggiamo e lo facciamo nostro. Nel frattempo vi dico che farà caldo anche il 15 di agosto, che è il giorno dell'Assunta e non solo di Ferragosto, e noi alle 11 come alle 9 staremo qui, come saremo qui domenica. Quindi in settimana prossima, sia domenica, sabato alle 11 che domenica alle 11, celebriamo l'Eucaristia. Se qualcuno volesse venire alle 9, ci sarà anche la messa alle 9. E adesso continuiamo la nostra celebrazione. Credo in un solo Signore. Signore sia voi. Possa la strada venirti in cuore, possa il vento sospingerti in uccello, possa il mare, la bambina, la terra e il cielo coprirti di benedizione, possa il sole illuminare il mondo, la pioggia scendere ieri sul tuo campo, possa il Dio venire sul palmo della sua mano, fino al nostro prossimo incontro, possa la sua tenerezza largamente benedirti, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. In nome del Signore, andate in pace.